sai chi era il numero uno ieri sera? Uno che mi è piaciuto da impazzire. Dobbiamo invitarlo qui alla Zanzara, Parenzo. Tony Sperandeo. Ah, io a un certo punto ho detto Tony Sperandio sbagliando, eccetera. Ma no, no, non per questo, assolutamente. Abbiamo fatto grande, grande amicizia. Tony Sperandeo, che se l'è presa, tifosissimo del Palermo, attore. Te lo ricordi? Era uno dei mafiosi alla Piovra. Nella prima. Sì, come Tony Sperandeo, certo, sì. Si è incazzato con i tifosi del Palermo che tifano Juventus. Una roba pazzesca, sentiamo. Non ho capito, Sperandeo sostiene, mi pare di aver capito, sì, che colui che è nato in una città è obbligato dalla Costituzione. No, 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 maestro, no, 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 la prego. Io dico, no, un palermitano deve tifare, può tifare per la Juventus, però due volte alla, se tu sei tifoso, ma non deve dire palermitano è pezzo di merda, scusami, ecco, non esiste. Se te sono tifoso del Palermo, andate fuori pure Palermo. Io posso capire che un tifoso palermitano ama la Juventus e tifa benissimo, ma due volte l'anno tu devi tifare per il Palermo, altrimenti io uscirei dal sindaco e ho prefetto, i danni sono mandati di cattura, via, sono dei pentiti. Sono dei pentiti i tifosi del Palermo. No, mandato di cattura. Mandato di cattura per quei tifosi del Palermo che in realtà tifano Juventus. Vabbè ragazzi, andiamo a Roma, Federica.